Z Caffè importa direttamente i caffè delle migliori qualità, attentamente controllata anche attraverso i test di degustazione. Il ciclo produttivo è informatizzato e la certificazione di qualità UNIEN ISO 14001 garantisce la conformità alle norme per la tutela dell'ambiente. Una volta confezionate, le miscele per il canale bar e per il consumo in casa sono pronte a testimoniare il gusto cremoso del grande espresso italiano. Z Caffè, dal 1929, la passione per il caffè. Si chiude con un pari esterno il campionato del Taranto. A Picerno finisce 2-2, gara ricca di gol. La squadra si congeda con la salvezza in tasca da tempo, in attesa adesso di sviluppi societari sul fronte tecnico, dopo la decisione di sospendere il direttore sportivo Montervino, il cui addio appare ormai scontato. L'allenatore La Terza schiera alcuni giocatori meno impiegati, prima volta dall'inizio per il portiere L'Oliva e il difensore Turi. A metà della prima frazione il tecnico ionico perde la briola per infortunio. La cronaca: dopo 17 minuti pericoloso il Picerno con un colpo di testa di Reginaldo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il Taranto passa in vantaggio due minuti più tardi. L'azione è innescata da Labriola, che si fa mezzo campo, palla al piede, poi serve su un piatto d'argento il gol dell'1-0 a Giominco, che non si lascia pregare. Picerno 0, Taranto 1. Il Taranto potrebbe anche raddoppiare alla mezz'ora con una sventola di Falcone, ma Viscovo toglie il pallone dall'incrocio dei pali con una prodezza. Il gol del pari del Picerno giunge al 32esimo con il giovane De Cristoforo, che sbroglia una mischia in area di rigore ionica 1-1. Il tempo si chiude con una conclusione di Cannavaro, entrato a metà della frazione al posto di Labriola infortunato, respinta anche questa conclusione da Viscovo. Nella ripresa Picerno in vantaggio al 14esimo, magistrale punizione calciata dal 39enne Reginaldo, che toglie la ragnatela sotto l'incrocio. Picerno 2, Taranto 1. La formazione ionica reagisce proprio con Santarpia, specializzato nei gol all'ultima giornata, entrato in campo poco prima al posto di Saraniti. Si invola verso il portiere avversario e lo batte con freddezza per il 2-2, che sarà poi il punteggio finale. Da segnalare per la cronaca l'ingresso in campo di Giovanni Maiorino al 42esimo del secondo tempo, il più giovane calciatore classe 2003 che il Taranto abbia impiegato in questa stagione agonistica.